Siamo qui a Gabbiano, nel Casalese. Dietro le mie spalle vedete la casa nella quale si è consumato ieri notte il delitto. A morire una donna di 53 anni, Marina Muric, per mano del figlio di 25 anni. L'uomo, il ragazzo, dopo aver colpito la madre, ha nascosto il cadavere all'interno di un sacco nero della spazzatura e poi si è consegnato alla caserma dei Carabinieri. Qui di Gabbiano. Non si sa naturalmente ancora molto e soprattutto qual è stata con esattezza la dinamica di quello che è accaduto. Sicuramente si sa che il ragazzo da tempo era in cura per disturbi psichiatrici, non sempre viveva in questa casa dove si è consumato l'omicidio. La donna è stata colpita con varie coltellate e la coltellata mortale sarebbe stata quella che il figlio ha inferto alla gola della madre. Il ragazzo si è presentato spontaneamente, come dicevo, ai carabinieri con i vestiti ancora insanguinati e ha detto: "Ho ucciso mia madre". Il marito della vittima e il padre del presunto omicida in quel momento non era in casa. L'uomo ha la stessa età della moglie e si trovava al suo lavoro. L'uomo fa l'impiegato. Da tempo vivevano in questa casa e non avevano mai dato adito a nessuna preoccupazione in paese. Di certo si sapeva solo questo: il figlio di 25 anni con problemi psichiatrici che spesso si assentava da questa casa e andava a vivere fuori regione, così come fuori regione vive l'altro figlio della vittima. Per il momento è tutto, sul posto ci sono ancora i RIS, il reparto della scientifica che sta cercando altre prove di quello che è accaduto.